Basilicata c'è il tasso di natalità tra i più bassi in Italia, che ha il tasso di natalità più basso d'Europa. Quindi è un parametro che attesta in modo inequivocabile che non c'è futuro. Affinché una popolazione possa salvaguardare la propria sopravvivenza, è necessario che il tasso di natalità sia del 2,1%, che significa che due genitori lasciano in eredità alla generazione successiva due figli. In Italia il tasso di natalità è dell'1,4%. Siamo molto al di sotto del livello necessario per la sopravvivenza della società autoctona. L'equilibrio lo si raggiunge faticosamente con il più alto tasso di natalità degli immigrati, che però comportano altre problematiche sul piano sociale, sul piano della sicurezza, sul piano culturale, valoriale e identitario, a cui noi siamo impreparati, perché complessivamente come società italiana, più in generale come società europea, attraversiamo una fase di profonda crisi valoriale e identitaria. Questa è un'Europa profondamente scristianizzata, è un'Europa laicista, è un'Europa che chiede di togliere i crocifissi dalle aule, ma al tempo stesso si indigna se, come è accaduto ad esempio recentemente in Svizzera, tramite l'esercizio della democrazia, attraverso l'istituto democratico del referendum, si chiede di limitare la costruzione dei minareti. È quello che nel 2004 Benedetto XVI, quando era ancora il cardinale Ratzinger, disse: è l'Occidente che odia se stesso, perché è più incline a salvaguardare le istanze altrui che a difendere la propria fede, i propri valori, la propria identità. Io ritengo che è da qui che noi dobbiamo partire. Molti giustamente indicano nel lavoro il punto di partenza per il percorso di riscatto. Sono invece convinto che il punto di partenza siano i valori. Noi dobbiamo innanzitutto sapere chi siamo, che cosa vogliamo. Dobbiamo essere solidi, forti dentro. Dobbiamo avere delle certezze sul piano della fede, dei valori, dell'identità, ed essere capaci di affermare delle regole che vincolino e che tutelino tutti, senza alcuna eccezione. Perché il lavoro non è mai un parametro neutro. Anche nei regimi comunisti veniva garantito il lavoro, ma era un lavoro che si svolgeva in un contesto dove la dignità e la libertà della persona erano assenti. Quindi quello che noi dobbiamo riscattare innanzitutto è la nostra dignità, è la nostra libertà. I nostri figli se ne vanno non solo perché manca il lavoro, ma soprattutto perché manca la dignità, manca la libertà. Perché se il lavoro è il frutto di un baratto, io ti do un posto di lavoro, ma tu in cambio devi vendermi la tua anima, quel lavoro è una umiliazione che giustamente i giovani rifiutano. Il lavoro deve essere un diritto che si acquisisce in un contesto dove ci sono delle regole che valgano per tutti, e la meritocrazia che consideri
tutti allo stesso modo sul piano della promozione sociale. Questo è il punto di partenza per riuscire a promuovere un modello di sviluppo e un modello sociale qualitativamente diverso. Forenza è un esempio tra i tanti che evidenziano come la Basilicata può vivere di turismo 12 mesi l'anno. Questa è una terra bellissima, a mio avviso senza uguali in Italia, perché ci sono i monti, ci sono le colline, le pianure, i fiumi, i laghi, due mari. Ha una risorsa inestimabile, che non è il petrolio, ma è l'acqua. E la nostra attenzione deve essere rivolta non tanto allo sfruttamento del petrolio, ma all'inquinamento dell'acqua che si sta avverando. Perché il nostro futuro è l'acqua. Ci vuole innanzitutto una cultura politica diversa, una cultura politica che metta al centro il bene comune e l'interesse generale e che consenta l'avvento di una nuova classe politica dove i giovani, dove i liberi imprenditori, quelli che non si sottomettono al ricatto di chi è costretto a pagare una tangente per avere un'autorizzazione, dove i liberi professionisti, i cittadini onesti, possano essere loro l'espressione della società civile. Il turismo può rappresentare la locomotiva trainante insieme all'agricoltura, che è l'attività tradizionale di questa terra, all'artigianato, ma anche alla ricerca scientifica in settori d'eccellenza, e questa terra ha dimostrato di averne la capacità. Più in generale, la valorizzazione della micro, della piccola e della media impresa deve rappresentare la priorità, non come è avvenuto invece finora, dove si è premiato i pescecani, coloro che sono venuti qui per mettere le mani sui fondi comunitari o nazionali e una volta che li hanno arraffati se ne sono andati lasciando alle loro spalle dei capannoni vuoti, dei disoccupati, dei cassintegrati. L'investimento nella piccola e media impresa significa un investimento sulla famiglia naturale, perché questa realtà imprenditoriale, che rappresenta il 95% dell'insieme della realtà imprenditoriale regionale ma anche italiana, si fonda sulla famiglia. Dobbiamo sostenere la famiglia naturale e dobbiamo sostenere la natalità, perché solo in questo modo diventerà possibile invertire la rotta che ci sta portando al suicidio demografico. Ci vuole grande serietà, considerare come priorità strategica il ripopolamento della Basilicata. È necessario fare tutto ciò che è doveroso fare per sostenere le madri casalinghe.